Oggi è giovedì grasso, l'ultimo giovedì di carnevale a Putignano, patria pugliese del carnevale, è il giovedì dei cornuti. Ogni anno si premia il cornuto dell'anno, c'è una giuria, un'associazione apposita che proprio come dire, fa questo lavoro. Vediamo, sentiamo chi è il cornuto di quest'anno, chi ha ricevuto il premio o lo riceverà. Per le sue innate capacità critiche è riuscito a Putignano ad inaugurare il museo civico e a fare adirare i consiglieri comunali. Per le sue particolari invettive a criticare da quel di Viareggio l'inefficienza strutturale dei laboratori della cartapesta del nostro carnevale e nel contempo a stimolare la capacità creativa degli studenti liceali. Per la sua affinità caprina con la nostra bovina, a Vittorio Sgarbi, l'Accademia delle Corna in contumacia, concede l'onorificenza di Gran Cornuto del 2017, con l'auspicio che questo titolo il maestro lo venga personalmente a ritirare. È con l'ironia che Putignano risponde alle invettive del critico Vittorio Sgarbi, reo di aver prima partecipato all'inaugurazione del locale museo civico dietro compenso per poi metterne in discussione valore e utilità, ma è soprattutto per aver lodato la moderna cittadella di Viareggio, sede di lavoro dei maestri cartapestai, paragonandola agli inadeguati hangar dove a Putignano si costruiscono i carri allegorici, che Sgarbi si è meritato il titolo di Gran Cornuto del Carnevale 2017. E adesso gli accademici delle Corna lo attendono al varco. Vittorio si sottrarrà all'ennesima polemica?